Tre arresti operati dai carabinieri nel Fermano, manette ad un 44enne accusato di estorsione e minacce. Lo stop alle agevolazioni del super bonus fa insorgere i sindaci del cratere sismico, la ricostruzione, dicono, è a forte rischio. Presentata la lista civica, Fano cambia passo a sostegno della candidatura a sindaco di Luca Serfilippi. Stagione totalmente fallimentare per la Lube, che esce anche dai playoff, fatale la sconfitta di ieri sera con Monza. Telespettatori marchigiani, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento in diretta con l'informazione di TVRS. Apriamo con la cronaca e, come dicevamo nei titoli, i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno recentemente condotto una serie di operazioni di controllo sul territorio che hanno portato a tre arresti, intensificando il proprio impegno a tutela della legalità e della sicurezza pubblica. I reati nelle fattispecie sono di evasione, estorsione e danneggiamento, ma sentiamo maggiori particolari nel nostro servizio. Operazione a tappeto nel territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo, che hanno portato a tre arresti. A Petritoli i militari hanno fatto scattare le manette ad un 63enne protagonista di un'evasione nel 2013 a Monte Giorgio e che deve scontare una pena residua di 8 mesi. A Porto San Giorgio un uomo di 44 anni pregiudicato è stato arrestato a seguito di continue richieste di denaro verso un residente, minacciando danni alla persona e alla proprietà della vittima. Confermata la pena agli arresti domiciliari, tale intervento riflette l'impegno nel proteggere i cittadini da intimidazioni ed abusi. Infine, un tunisino 39enne dovrà espiare 8 mesi per invasione di terreni ed edifici nonché danneggiamento, reati commessi tra il 2011 ed il 2014 a Civitanova Marche. È stato rintracciato a Porto Sant'Elpidio e trasferito alla casa circondariale di Fermo. Cade a terra in casa, i vigili del fuoco devono segare una catena di un cancello per consentire i soccorsi. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione in zona Barcaglione ad Ancona. A richiedere i soccorsi una donna di 82 anni. Al momento del fatto l'anziana era sola in casa, ma ha trovato la forza di allertare il 112, numero unico dell'emergenza territoriale, con i sanitari che hanno poi provveduto al trasporto della donna a torrette con un codice di media gravità. E la giornata di ieri è stata funestata da due tragici incidenti stradali nella regione. Andiamo a Senigallia ed esattamente nella zona di Cesano, dove un 78enne di nazionalità albanese in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un SUV lungo l'Adriatica. Abbiamo in collegamento Camilla Cataldo, a cui cedo subito la linea. Sì, grazie Andrea. Io mi trovo sulla statale Adriatica Nord, alla Cesanella, poco distante dal confine con Cesano, in località Senigallia. Qui ieri, intorno alle 12:30, è avvenuto un incidente stradale mortale. A perdere la vita Gin Lusciai, 78enne di origini albanesi, residente proprio a Senigallia. Lo ha falciato mentre era in sella alla sua bicicletta da donna un imprenditore sempre di Senigallia. Stava attraversando la strada proprio all'altezza dell'ortopedia Manfredi, che vedete alle mie spalle. Purtroppo da dietro è arrivata la macchina, un SUV Mercedes Coupé, che lo ha appunto ucciso, non sul colpo, perché in realtà è arrivato Icaro, è arrivata l'eliambulanza, che purtroppo è dovuta tornare indietro. Troppo forte l'impatto, gravi le ferite alla testa ma anche sul colpo, l'impatto prima con il veicolo e poi con la asfalto. Non c'è stato nulla da fare purtroppo per il cittadino di Senigallia. Sempre ieri un altro incidente mortale in zona Calcinelli, quindi vicino Fano, una pensionata di Lucrezia che guidava uno scooter è stata uccisa, questa volta sul colpo, da un'altra auto guidata da un trentenne di Lucrezia, proprio come la donna, e lì non c'è stato davvero niente da fare. Una giornata tristissima quella di ieri. Direi che per ora è tutto. Andrea, io ti posso restituire la linea. Grazie, proseguiamo con la cronaca. L'alcol fa brutti scherzi, ne sa qualcosa un 41enne che è stato trovato in stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria ad Ancona. A notare l'uomo in evidente difficoltà sono stati gli agenti della Polfer impegnati nel controllo del territorio. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 assieme ad un mezzo della Croce Gialla. Una volta in ospedale ci si è accorti che già in mattinata l'uomo era già stato in pronto soccorso per problemi legati ad un abuso etilico e proprio da torrette si era poi allontanato.
E cambiamo argomento con la visita di ieri ad Ascoli del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ad accoglierlo anche la protesta civilissima degli addetti ai lavori. Mario La Rocca. Giornata intensa ieri ad Ascoli Piceno per il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Intervenuto nel corso del terzo campionato nazionale di potatura organizzato dall'Istituto Agrario Celso Ulpiani, il ministro ha poi incontrato proprio davanti all'istituto una folta delegazione di trattoristi. Confronto cordiale e onesto, con tanta soddisfazione anche per la controparte che ha ascoltato ovviamente le parole del ministro, che già in mattinata aveva rilasciato queste dichiarazioni. L'agricoltura ha perso di valore per quello che riguarda la nostra sicurezza alimentare, la nostra sovranità alimentare, ma anche per l'elemento cardine del ruolo dell'agricoltore. L'agricoltore è il primo ambientalista, il tutore del territorio, con il suo lavoro permette di avere un ambiente che è garantito in termini di qualità estetica, ma soprattutto dai danni collaterali del cambio climatico. Senza agricoltura viene giù tutto, e quindi aver avuto insieme alla Presidente Meloni, soprattutto al lavoro che lei ha svolto, e al collega Fitto, un'azione così incidente in Europa negli ultimi 18 mesi ha permesso di far tornare l'agricoltura centrale. Se ne è parlato in Consiglio d'Europa la settimana scorsa, sono stato accanto alla Presidente in un'azione vocata a convincere anche quelli che erano stati i protagonisti di un Green Deal che era opprimente per le nostre produzioni, che imponeva regole ferree ai nostri agricoltori e non li garantiva da importazioni invece da nazioni che non rispettano niente in termini di diritti del lavoro, dei diritti dell'ambiente, e ovviamente riescono a produrre a prezzi molto più bassi, con una qualità molto più bassa, ed accedere ai nostri mercati, impedendo ai nostri imprenditori agricoli di continuare a fare quello che vogliono fare nel loro virtuoso rapporto con la terra, con quell'impegno straordinario che gli è stato spesso tramandato da generazione o che hanno imparato in scuole straordinarie come quella che sto visitando oggi. Beh, avete aspettato a lungo da questa mattina l'arrivo del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, alla fine c'è stato anche questo incontro. Sì, no, siamo contenti che il ministro ci ha dedicato questi 5-10 minuti per illustrarci un po' quello che stanno facendo, e se è vero che vanno avanti in questa direzione noi siamo contenti, perché è quello che ci serve, perché le nostre difficoltà negli ultimi anni sono cresciute di molto, a partire dal caro sia carburanti che concimi, cioè, insomma tutti i costi di produzione ci sono aumentati in una maniera notevole. Dall'altro canto invece i ricavi sono diminuiti, un po' per via delle avversità atmosferiche, un po' per via che il grano quest'anno, nonostante ce n'è stato poco, è sceso pure di prezzo, quindi noi abbiamo chiuso tutti quanti l'anno in perdita. Speriamo che non si ripeta, perché uno un anno lo riesce a gestire, ma 2 anni in perdita poi diventa complicato, insomma. Quindi speriamo che ci vengano incontro. E nella sua visita il ministro ha tenuto a battesimo il corso di laurea magistrale in paesaggio, innovazione e sostenibilità, progettato dall'Università di Camerino e dall'Università Politecnica delle Marche. Un corso che ha l'obiettivo di formare una figura professionale di paesaggista riconosciuta a livello internazionale, che possieda competenze multidisciplinari pertinenti all'analisi, alla progettazione, alla pianificazione e alla gestione del paesaggio. Il sistema universitario delle Marche insieme si sta sviluppando positivamente il concetto di rete ed è la strada giusta per offrire una preparazione di qualità agli studenti, ha detto Lollobrigida. E spostiamoci di qualche chilometro, andiamo ad Arquata. Come detto in apertura, polemiche e preoccupazioni da parte dei sindaci del cratere sismico dopo lo stop del governo alle agevolazioni legate al superbonus. Sentiamo Manolita Scocco. Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ci ha comunicato la scelta del governo di porre fine a tutte le agevolazioni del superbonus, aggiungendo che si sta già confrontando con il MEF e l'esecutivo per trovare una soluzione. Da sindaco di uno dei comuni più colpiti del cratere dico che per noi staccare la spina del superbonus equivale a staccare la spina alla rinascita del territorio, che ha vitale bisogno e conta fermamente su quelle agevolazioni. A dirlo il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi. Bisogna considerare che i comuni più colpiti come Arquata, Amatrice e Accumoli fino ad ora non hanno potuto usufruire appieno dei bonus a causa della devastazione del sisma, avendo tutt'oggi alcune porzioni di territorio totalmente inagibili e interdette, spiega. Per questi motivi chiediamo un ripensamento da parte del governo
governo affinché siano reinserite le agevolazioni per il cratere del sisma o almeno per i comuni più colpiti, indicati nel testo unico della ricostruzione privata e in particolare nell'allegato 7 dell'ordinanza. E novità importanti per la Fondazione Lega del Filo d'Oro, ente filantropico che ha presentato presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati il Manifesto delle Persone Sordo-Cieche, un documento in 10 punti che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle istituzioni sui diritti di questa fascia non trascurabile di popolazione che conta oltre 360.000 persone. Si tratta di persone spesso invisibili che rischiano di essere confinate nell'isolamento imposto dalla propria disabilità. L'evento ha visto la presenza dei testimonial e amici storici della Fondazione, Renzo Arbore e Neri Marco Re. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un importantissimo disegno di legge volto a garantire il riconoscimento della sordocecità a tutte le persone che manifestano compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, a prescindere dall'età di insorgenza. Tale misura si inserisce nel più ampio disegno di riforma avviato con la legge delega per la disabilità che accompagnerà l'aggiornamento della definizione di sordocecità ad una semplificazione dei criteri e delle modalità di accertamento. E Fano cambia passo, è il nome della lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Luca Serfilippi. Ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione Camilla Cataldo. Una lista civica per il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi, dal nome identificativo e significativo Fano cambia passo. In vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno prossimi, Serfilippi punta in alto, coadiuvato da un buon numero di sostenitori e un'area di rinnovamento. Si lavora di squadra. Tante persone di diversi mondi della società civile, di tanti quartieri della nostra città. C'è un grande entusiasmo, una grande voglia di partecipare. Noi vogliamo proprio partire dalla partecipazione dei cittadini. Abbiamo iniziato una campagna di ascolto nei quartieri, ma serviva un contenitore di civismo. Qui a me non mi interessa, a noi non ci interessa che cosa le persone votano a livello nazionale, anche possono votare a sinistra o il Movimento 5 Stelle, qui ci sono un gruppo di persone, donne e uomini, giovani, adulti, anziani, che hanno a cuore il bene e il futuro della città di Fano. Noi vogliamo far cambiare passo alla città di Fano, questo è il nome che abbiamo scelto alla nostra lista civica. Ripeto, abbiamo una grande voglia di cambiare le cose della nostra città, le competenze, la meritocrazia di queste persone che parlano la loro storia sarà veramente il perno per la quale dovremo raggiungere il consenso dei cittadini. Noi i problemi non hanno spesso colore politico, dipende dalla serietà e dalla competenza. Noi pensiamo di essere seri e competenti per amministrare questa città. La lista si fonda su 5 pilastri. La città di Fano dovrà essere più sicura, più condivisa, più inclusiva, più bella e più vivibile. Questo è quello che ci chiedono ogni giorno tantissimi migliaia di cittadini che mi fermano per strada e il nostro obiettivo appunto è cercare di ascoltare e poi risolvere i problemi. E davvero pochi minuti fa il viceministro Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami ha consegnato i lavori del progetto Ponte sul Tronto al largo degli Allori a Monticelli, popoloso quartiere della città di Ascoli Piceno. Ne parleremo comunque più diffusamente nell'edizione di stasera del nostro telegiornale. Ora parliamo un po' delle nostre abitudini alimentari nella giornata di Pasqua con questa intervista di Claudio Comirato. Pasqua si avvicina e ci sono delle tradizioni da, ovviamente, da rispettare, soprattutto in cucina, ma gli anconetani e non solo, a quali tradizioni sono legate? Ma gli anconetani e i marchigiani in generale alla mattina di Pasqua fanno la colazione con del salato e poi c'è l'agnello. L'agnello è il clou della cucina marchigiana. Colazione di Pasqua, vediamo che ciauscolo, lonza, salami e poi logicamente... Salami di fegato, frittata, pecorino, pizza col formaggio, calcioni e questi sono tutti prodotti marchigiani. Quindi questa è la classica diciamo colazione di Pasqua, poi c'è anche... la coratellina d'agnello cotta con i budellini intrecciati. Quindi questa è diciamo, la classica colazione. Poi dopo invece per quello che riguarda il pranzo, come si organizzano? Cioè... Per il pranzo in genere vanno sulle lasagne
oppure cannelloni, oppure cannelloni ricotta e spinaci, ma il piatto forte è lasagne di carne. C'è sempre più la tendenza a ordinare e a cucinare a casa, che è molto più semplice e agevole. Sì, negli ultimi tempi la cucina a casa si è rivalutata parecchio. C'è anche poi la questione legata ai secondi che non possono mancare, e qui è il piatto che va per la maggiore, l'agnello. Il piatto forte è l'agnello, senz'altro è arrosto, l'agnello arrosto, e anche il fritto, devo dire, fritto, bistecchine d'agnello fritte, olive ascolane, cremini e tutto quello che si può fare fritto, che si può fare tutto fritto. Insomma, non ci si fa mancare nulla, ivi compreso il vino. Ci si orienta più sul bianco o sul rosso? Il vino è sul rosso senz'altro. E qui c'è, per esempio, c'è Rosso Conero, Lacrima di Moro d'Alba e Rosso Piceno, che sono tre vini prodotti nelle Marche. Non ci resta che fare gli auguri di Pasqua e un buon appetito. Grazie, altrettanto a tutti voi. Bene, ora un'ampia, anzi molto ampia pagina sportiva, visti gli avvenimenti agonistici che si succedono a ritmo incessante. Vediamo. E nel calcio inizia stasera la 34esima giornata di Serie C Girone B, che poi si concluderà sabato sera con Pineto Recanatese. Alle 20.45, ennesima ultima spiaggia per la Fermana, che al Recchioni riceverà un Rimini seguito da 236 tifosi. Mister Mosconi ritrova dopo le due giornate di squalifica l'attaccante Paponi e giustamente ha parlato di partita spartiacque, affidandosi all'orgoglio che i tifosi cercano sempre di trasmettere. Alla stessa ora, match determinante anche per la Vispesaro, reduce da una striscia di risultati negativi con un punto in sei partite. I biancorossi attendono la Lucchese con Banchieri, che ritrova Valdifiori, Tonucci e Dobi, ma fuori Gianmarco Neri. Giornata piena, lo abbiamo rimarcato più volte anche in Serie D, dove oggi pomeriggio sono in programma alle 14.30 San Benedettese Chieti, Fano, Atletico Ascoli, Fossombrone, Campobasso e Sora Vigor Senigallia, e ne parleremo ovviamente nella seconda edizione del nostro TG. Ed ora ci occupiamo di volley con la Superlega. La Lube esce anche dai playoff scudetto dopo il KO di ieri con Monza, che ci racconta nel suo servizio Lorenzo Ottaviani. La Lube esce anche dai playoff scudetto, battuta nella bella in casa da Monza per 3-1 e abbandonando così le ultime speranze di salvare una stagione oramai fallimentare. Partita che è stata l'esatta fotografia dell'annata dei Cucinieri, squadra discontinua, sempre costretta a rincorrere un ottimo avversario, con troppi giocatori al di sotto dei loro standard, senza un leader e con tanti, troppi cambi di sestetto. Monza, che ha battuto la Lube 5 volte su 8 in stagione, ha vinto con merito, trascinata dalla regia illuminata di Caciopa e meritandosi l'accesso in semifinale. La Lube è così costretta, dopo 6 semifinali di fila, ad abbandonare anche l'ultimo obiettivo rimasto e rassegnarsi ad un malinconico playoff per il quinto posto, per provare a giocare la prossima stagione nell'Europa minore della Challenge Cup. Alcune cose che per esempio in gara 4 avevano funzionato meglio, oggi non siamo riusciti a essere altrettanto efficienti sull'attacco di palla lenta. Abbiamo fatto molta fatica, molto Nikolov nel primo set, poi abbiamo avuto anche le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate. Anche nel primo set abbiamo avuto la palla per andare 24 pari e siamo stati meno bravi a concretizzare quelle situazioni che in gara 4, anche nel tie break, non solo nel corso della partita, abbiamo fatto con più efficacia. Quindi questo è un po' il... Poi io ho provato a muovere il sestetto, me ne assumo come sempre la responsabilità. Quando va bene, tanti complimenti. È normale che ci sia anche nel continuo cambiamento legato sia ai rendimenti che ai regolamenti, una squadra che ha poca stabilità, però ecco, io credo proprio che ci sia stata una differenza soprattutto in quelle situazioni lì, che quando loro con la battuta ci hanno tenuto lontani da rete non siamo riusciti a essere abbastanza efficaci per vincere una partita di questo livello. Chico, possiamo definire una stagione in questo momento fallimentare dal punto di vista dei risultati? Ma i bilanci secondo me dovete farli voi. Io devo pensare al playoff challenge, io devo pensare
a continuare a preparare, no, quella che è la parte della stagione che ci siamo meritati, perché questa è la verità. E quindi poi voi giustamente fate un mestiere per cui dovete sia fare i titoli che fare i bilanci, ed è giusto che ognuno faccia il bilancio che reputa più appropriato rispetto, rispetto a, al rendimento, al valore della squadra e alle mie, e alla mia gestione in questo senso di questo risultato che è sicuramente deludente. Questo, siamo delusi, siamo molto delusi, non ce l'abbiamo fatta e, ed è giusto che io per primo mi assuma le mie responsabilità in questo senso. Da definire ovviamente il calendario per la corsa alla Challenge Cup, dove i biancorossi troveranno di fronte Modena, Padova, Cisterna, Piacenza e Verona, e dopo anni di sfide ad alto livello sarà durissima affrontare questi incontri. E sono iniziati i playoff scudetto femminile, nonostante una marea di problemi con l'influenza che ha decimato la squadra. La Megabox esce a testa altissima dal confronto di Firenze contro Scandicci, perdendo soltanto al quarto set sul filo di lana. Vediamo. La Megabox Vallefoglia che si voleva vedere, la squadra biancoverde vende carissima la propria pelle rendendo la vittatura a Scandicci che si impone 3-1 ma sudando davvero le proverbiali sette camicie. Tutto questo poi nonostante un attacco influenzale che ha colpito metà delle ragazze di Andrea Pistola e che ha costretto il coach a schierare un sestetto inedito con Gross Sharman in diagonale a Kobzar, posti 4 degradi e Cosceleva al centro, Cecconelle ed Alexic libero Panetoni. Mancini è addirittura restata a Pesaro, mentre Dijkema, Giovannini, Gardini e Mingardi hanno raggiunto la squadra poche ore prima della partita. Un incontro già non facile è stato reso quasi impossibile da questo imponderabile evento, con il tecnico che ha preferito preservare le convalescenti per la gara di ritorno in programma a Pesaro dopodomani alle 15.30. Ma le ragazze biancoverdi sono state capaci di tenere testa alle avversarie anche nelle condizioni più scomode e dopo i primi due set persi a 16 e 17 c'è stata la grande reazione, vincendo il terzo e giocando punto a punto nel quarto parziale chiuso 25-23 e deciso da una delle fuoriclasse di Barbolini, la formidabile cinese Zhu, 25-23. Insomma, si torna da Firenze soddisfatti, ma pure con un pizzico di rimpianto. Alice De Gradi, al termine di gara 1 dei quarti di finale, un avvio un po' leggero da parte vostra, complice anche qualche assenza di troppo, poi siete venute fuori ottimamente alla distanza creando ben più di un problema a Scandicci. Un tuo commento sulla partita? Sì, sono molto contenta della prestazione nonostante la sconfitta e vorrei fare tantissimi complimenti a tutte le mie compagne che magari sono ragazze che si sono allenate forti tutto l'anno, hanno giocato poco e oggi hanno potuto mettere in campo il loro valore e sono contenta che abbiano giocato bene. Allo stesso tempo c'è un po' di rammarico perché comunque arrivare un po' acciaccati a giocarsi i quarti di playoff è un po' pesa, però prendiamo ciò che di buono abbiamo fatto oggi perché comunque c'è ancora gara 2 e giochiamo in casa e possiamo provare a fare meglio. Telecronaca differita domani sulla nostra emittente a partire dalle 22. Ancora calcio, il Moie Vallesina si è aggiudicato ieri sera la finale di Coppa Italia di promozione battendo al Carotti di Iesi per 3-0 il Potenza Picena grazie alla doppietta di Mosca e alla rete di Sassaroli. Ricordo poi che alle 15, importante appuntamento per la rappresentativa marchigiana Under 19 al Trofeo delle Regioni che dopo il successo con il Veneto di ieri affronterà in semifinale a Genova il Piemonte Valle d'Aosta. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, come sempre in diretta, grazie per averci scelto, l'appuntamento, ve lo ricordo, è alle 18.50. Buon pomeriggio. Asset, quando il cittadino è al centro.